Ma quella giù che lui nasconde nella camera blindata non è, cioè è la sorella? O è Nella? È sua moglie? Oh Madonna. È come se la sorella di mia madre non fosse mai esistita. Io devo ancora capirci qualcosa con questa cosa di modificare le memorie delle persone. Aspetta. La? Che cos'è questo? Aspetta, la, che cos'è questo? Un articolo del Corriere della Sera dal 1995. Beh, per fortuna ho una certa conoscenza della lingua italiana. Cosa vuol dire? Per fortuna ho una certa conoscenza della lingua italiana. Cosa vuol dire? Oh, signore! Ok. La moglie del miliardario Howard Panetter è morta in un incidente. Varenna, 3 luglio. Nelly Palenter, ah no, Nelly, non Nella. Nelly Palenter Granger, la moglie dell'archeologo e imprenditore Howard Palenter, è morta ieri in un incidente stradale avvenuto sulla via per Esino, vicino al villaggio di Regulus. Le circostanze dell'incidente non sono ancora ben chiare. Ma sembra che la signora Palenter abbia perso il controllo del suo veicolo su una piccola strada piena di tornanti sul lago di Como. L'auto è stata ritrovata in un burrone, una decina di metri più in basso. Nelly Granger Palenter è stata trasportata in uno stato comatoso in ospedale a Varenna, dove è morta senza riprendere conoscenza, aveva 28 anni. In macchina c'era anche suo figlio, James, di 1 anno, che miracolosamente ne è uscito illeso. Oh mio Dio. Allora, o qualcuno gli ha messo lì questo pezzo di carta e quindi la notizia è falsa, tipo il pipistrello, visto che qualcuno, insomma, che sconvolge la realtà, oppure questa cosa è vera. Mio Dio, ero in macchina con lei, se è vero. Papà non me l'ha mai detto. Probabilmente, se è vero, stava scappando con James. Eh sì, papà non me l'ha mai detto. Perché? Che cosa ci faceva su questa strada perduta? Non si parla del funerale. Non si parla del funerale. No, non riesco a trovare nient'altro. Beh, ho davvero bisogno di parlare con papà. Dovrà spiegarmi tutto. E tu pensi che ti dica la verità? Mamma mia, questa storia è inquietante. Marlene, quindi come ti stai trovando qui in Egitto? Lo amo, è tutto così colorato, ma la gente non sembra così povera. Pensaci ancora, il faraone, la sua corte e alcuni commercianti costituiscono in contramassimo adesso lei. Oh mio Dio. E Set, non Set, l'altra, Bastet. Oh mio Dio. Costituiscono la maggior parte della ricchezza. La maggior parte delle persone vive in condizioni di povertà e sotto la costante paura di un'invasione. Ah. Non è cambiato molto da allora. Oh, sì che lo è. Disponete di acqua calda nelle case a volontà, della luce premendo semplicemente un pulsante, di macchine che rendono il caldo e il freddo, e di altre che ti permettono di vedere e sentire in lontananza i carri senza cavalli. Beh,
Beh, questo è solo la tecnologia, mette l'uomo più a suo agio, ma non lo rende necessariamente più felice. Ho notato, sì, tu non hai un'aria molto felice in base a quello che ho potuto intravedere nella tua mente. Non hai tutto quello di cui hai bisogno, tutto quello di cui lei ha bisogno è James. James, 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 e ancora James. E non dimentichiamo James. Sai, la gente nel mondo moderno si accorge sempre dopo di quello che ha perso, tipo Valentin, e non si accontenta mai di quello che ha. Ad esempio, ho Valentin, almeno lo riconosci. Ad esempio, ho Valentin, un bravo ragazzo, carino, gentile, disponibile, ma desidero ancora James, che è subdolo, trae in inganno, è un bugiardo e non ha nulla a che fare con me. Pensi che questo sia normale? No, per niente, io una visitina la farei. Beh, sì, assolutamente. Se c'è qualcosa che non è cambiato in tutto questo tempo è l'amore e le complicazioni che comporta. Giusto. Tu non hai un fidanzato da quello che ho percepito in te. Come mai gli uomini ti hanno delusa? Possiamo metterla così, sì. Ero una servitrice. È una serva, Marlene non vale un chiodo. Oh, se la donna non è ricca qui è scarsamente considerata. Credo che le donne vengano rispettate di più nel tuo tempo, vero? Sì, anche se ce ne vuole ancora un po' di strada. Sì, ma non ovunque. Eri la serva di chi? La mia. Di una principessa che era la nipote del faraone. Ah! Di una principessa che era la nipote del faraone, ma è Bastet, che sembrava un po' come Ale, ma è strano, dal momento che queste storie viaggiano nel tempo, sento che lei sia andata. Sento che lei sia andata, peggio ancora, non sia mai esistita. Nessuno parla. Ma io? Di una principessa che era la nipote del faraone, che sembrava un po' come Ale, ma è strano, dal momento che queste storie viaggiano nel tempo, sento che lei sia andata, peggio ancora, non sia mai esistita. Nessuno parla. Ale dice che ci sono aberrazioni temporali, qualcosa di simile. Ah. Eccoli qua. Allora ragazze, vi state godendo la vista? Lasciateci sole. Spero che non le stiano molestando. Comunque, bene, questa volta lo farò. Non mi sono svegliata, vero? No. Ok. Bene, questa volta lo farò. Devo solo concentrarmi, pensare molto. Dove sono ora? Cosa stanno facendo? Sì, sento che ci sto arrivando. Sto guardando. Ah, ok. Sto guardando il palazzo del faraone ora. Ma non sono qui. Ma non sono qui, penso. Dove sono? Devo trovarle. Che vestiti divertenti, ragazze, siete straniere, eh? Sì, ci stanno proprio molestando, lasciateci stare. Non è che interviene Massimo adesso, oh mio Dio. Chi sono loro? Noi siamo bravi ragazzi, oh mio Dio. Questi sono gli scagnozzi del faraone. Che cosa brutta da dire, siamo dei soldati alla corte del faraone, come se facesse differenza. I vostri vestiti devono essere costosi. E anche i tuoi, bella come sei. Ale! Che cosa succede, ragazze? Chi sono questi ragazzi? Vi stanno disturbando? Dei soldati vogliono portarci via, ma dove? Aiutaci, Ale! Chi può aiutarti, mia graziosa donzella? Non c'è nessuno qui.
tranne noi. È stata una buona idea quella di passare di qui. Oh, signore. Ale, fai qualcosa. ok. Loro non mi vedono, solo tu puoi, solo voi potete. Fare cosa? Non riesco nemmeno a raccogliere un sasso. Tutto quello che posso fare è andare in cerca di aiuto. Oh. Loro non mi vedono, solo tu puoi. Fare cosa? Non riesco nemmeno a raccogliere un sasso. Tutto quello che posso fare è andare in cerca di aiuto. Facciamo la prima. Sì, cerca aiuto. Ok. Lasciateci andare, siamo principesse. Vi costerò. Non sei una principessa. Principesse, non fatemi ridere. Io ti conosco. Sei una serva a palazzo. Per quanto riguarda l'altra ragazza, se lei è una principessa, io sono Horus in persona. Cosa ne faranno di voi? Amon, ho bisogno di trovare Amon. Cosa? No, no, io sono... non ho parole. Cosa ne faranno di voi? Sì, Ale, vai a cercare Amon. Quelle tipiche situazioni dove ti danno tre scelte e qualsiasi scelta tu faccia, il gioco sceglie per te, va bene. Puoi pregare tutti gli dei che vuoi, ma non verranno a salvarvi. Aiuto. Gli aggressori hanno gettato Tess e Marlene sulle selle dei loro cavalli e sono fuggiti al galoppo. E io non posso nemmeno andarle dietro. Ma in realtà potrei, non è così difficile. Cosa devo fare? Le seguo o vado a cercare Amon? Tanto qualsiasi cosa faccio penso che... non vale. Facciamo la prima. Gatto. Kitty. Cosa? Kitty, sei arrivata nel momento giusto. Cerca di capire dove stanno andando mentre io vado a cercare Amon. Ecco come l'hanno detto. Miau. Beh, dove trovo Amon? E come? È urgente. Chissà che cosa possono fare questi uomini a Tessa e Marlene prima di venderle come schiave. Ma tu pensi davvero che Amon ti aiuta dopo la stronza che sei? Cioè sì che ti aiuta, certo che ti aiuta, ma tu sei una bastarda, sei una schifosa. Oh mio Dio, sono andata in ogni direzione, niente panico, fatti coraggio Ale, concentrati. Amon, dove sei? C'è sempre quando non dovrebbe esserci e non c'è mai quando ne ho bisogno. Vediamo, lui è innamorato di me. Forse se ci penso intensamente questo mi porterà a lui. Ma tu non hai il potere del sogno lucido, di cambiare le cose? No, niente, va bene. Solo gli altri possono cambiare, disfare e rifare. Tu no, va bene, ha senso. Amon, Amon, dove sei? Puoi sentirmi, puoi trovarmi, è urgente. Beh, non riesco a trovarlo. Allora bene, chiederò a Seth di inviare la sua guardia. Amon. Ale, sole dei miei giorni, la mia stella al culmine del firmamento. Sei tornata in questa valle di lacrime, discesa dal regno di Anubi, dove si vive una vita piena di grazia e di bellezza. Amon, devi aiutarmi. Tess e Marlene sono state rapite dai pirati. Che cosa ci fai qui? Non hai paura di essere arrestato? Lo cuoce come sempre. È questa. Arrestato? Perché dovrei essere arrestato? Il mio destino è grandioso. Il faraone lo sa. E io ho delle braccia armate e distruttive che possono difendere la città dalle invasioni barbariche. Con la tua luce al mio fianco, come il viaggiatore si perde per trovare la stella polare, io metterò il mondo in ginocchio se necessario. Oh.
Ma credevo che tu avessi perso l'ultima battaglia e che il tuo esercito fosse stato decimato. Ma io non ti chiedo molto, solo di aiutare Tess e Marlene che sono state rapite dai mercanti di schiavi. Amon non ha mai perso una battaglia. Va bene. Ad eccezione di quella dell'amore, tutte le tue frecce hanno trafitto il mio cuore con una ferita mortale, dove i tormenti che mi perseguitano sono lo spettro di un esercito immortale. Ma magari è come, è veramente come dicevo all'inizio e lui si mette con Tess. Magari. Eh sì, eh. Bene, poco importa. Ancora una perturbazione temporale. Infatti. Amon, devi aiutarmi a liberare Tess e Marlene, rapite dai mercanti di schiavi. Puoi farlo per me? Che cosa non farei per voi, mio raggio di sole? Io strapperei il mio cuore per depositarlo ai tuoi piedi, se me lo chiedessi. Dimmi, oh, che romantico. Dimmi dove sono questi cani rognosi e la mia spada, affilata dalla rabbia, marcirà nelle loro viscere. Purtroppo io non lo so, ma dovrei avere l'aiuto di una. Ma dovrei avere l'aiuto di una guida, almeno spero. Miau miau, eccolo, veloce, seguitelo. Lo sapevo, mia sublime stella, che eri una dea. In realtà tu sei l'incarnazione di Bastet. Cosa? E quindi gli ordini ai gatti che fate sono magia. Il mio destino è grande, che è quello di servire la più nobile, la più dolce, la più bella delle dee. Ti prego, dimmi che mi dai la scelta di essere gentile, ti prego. Salva il tuo respiro, Amon. Non dobbiamo perdere di vista il gatto. Sì, mi piacerebbe. La vita sarebbe certamente più facile. Qual è quella positiva e qual è quella negativa? Sì, mi piacerebbe. La vita sarebbe certamente più facile. Salva il tuo respiro, Amon. Non dobbiamo perdere di vista il gatto. La seconda è gentile. Oh, luce della mia vita, la tua vita dovrebbe essere pura beatitudine nei campi di Lalu o nel regno di Osiride. Tu padroneggi il tempo e l'eternità. Ogni anima umana è un giocattolo nelle tue dita rose. E io ho il grande onore di avere i tuoi occhi ardenti che consumano il mio cuore miserabile. E io ho il grande onore di avere i tuoi occhi ardenti che consumano il mio cuore miserabile. Oh, Amon. Quanto sei carino. Aspettami, non ho il tuo allenamento o il tuo respiro, Amon. Prendimi in braccio, prendimi in braccio. No. Miau. Sì, è facile quando sei un gatto. Ecco. Magari ti puoi trasformare. Mi piacerebbe vederti in forma di Fatima. Sì. Chissà come correrebbe allora. Sì, è facile quando sei un gatto. Quella incarnazione in questo involucro umano miserabile deve essere angosciante e doloroso per te, o compagna della luna e del sole. Se lo desideri, posso offrirti il supporto delle mie. Ah, l'involucro. Ok, ho capito. Posso offrirti il supporto delle mie braccia in modo che non si stanchino quando correrò di più per i tuoi nemici, questi insetti sgradevoli che hanno osato attaccare i tuoi amici. Oh, Amon, mi fai sciogliere, che poeta. Amon, sei buono, ma anche se ho 2000 anni, sono ancora giovane e in forma per correre. No, fatti prendere in braccio, stronza. Il tuo desiderio è un ordine, o mia principessa divina. Il tuo respiro è dolce come l'aria profumata di primavera. Il tuo sguardo è il raggio del sole di mezzogiorno che brucia e sei il fiore non seminato, nel deserto più arido.
Miau. Sh. Cos'è? Cos'è? Ha monzito il gatto. Ci sta dicendo che siamo vicini. Ah, beh, se l'hai capito, contenta tu. Ale. Sì, sono loro. Le riconosco. Dai, Amon. Sono tre. E ben armati. Combatterai da solo? Sì, sono loro. Le riconosco. Dai, Amon. La seconda è più gentile. Sono tre e ben armati. Combatterai da solo? Questo ragazzo è solo un antipasto. Questo ragazzo è solo un antipasto per la mia spada. Con il vostro continuo sostegno io sono un guerriero invincibile. Non lo sai? Ah, mi dai del tu? Amon emerge da dietro una duna con un urlo agghiacciante. Con la spada in mano picchia. Con la spada in mano picchia in avanti attaccando i tre soldati che rimangono pietrificati. Fuggono senza tentare di combattere. Che povertà. Tess e Marlene sono legate ai piedi di un albero morto. Oh. Amon, il nostro salvatore. Conosci questo pazzo? Come ti permetti? Se Amon si fidanza con Marlene, butto via il computer, lo giuro. Ale, ero sicura che ci avrebbe salvati. Grazie ad Amon vi ho trovate. Oh, che macello. Beh, vi ho detto che avrei trovato Amon, ma non vorrete sentire i dettagli. Grazie ad Amon vi ho trovate. Un po' di gratitudine quando me ne dai la possibilità, gliela do se permetti. Ho avuto l'onore, nonostante il fatto che io sia un miserabile verme, di essere designato dalla stella dei miei giorni, la dea Bastet in persona, per perseguire la missione di aiutare i suoi amici. I luridi prigionieri non meritano più di vedere la gloriosa luce del re. Per perseguire la missione di aiutare i suoi amici. I luridi prigionieri non meritano più di vedere la gloriosa luce del re. Ok. Parla sempre così? O il sole gli ha dato alla testa? No. No, Amon è disgustoso. No, Amon è disgustoso. Piuttosto slega le mie amiche. Ma... Amon slega Tessa e Marlene. Amon, grazie. Ti conosco. Tu sei schiava nel palazzo del faraone. Come ci hai trovate, Ale? Grazie al gatto. Poco importa, però non dobbiamo rimanere qui. Il superstite potrebbe tornare con i rinforzi. I superstiti. Spero che non vi abbiano fatto del male. Grazie al gatto, poco importa, però non dobbiamo rimanere qui. Il superstite potrebbe tornare con i rinforzi. Grazie al gatto. Quale gatto? Beh, accidenti, se n'è andato. Anche noi non dovremmo stare qui, ecco per l'appunto. Amon, non dici niente? Hai perso la lingua? Ma perché lo tratti di merda? Fammi capire qual è il tuo problema. Il mio cuore sanguina, stella dei miei giorni. È rimasto ferito? No, ce ne saremmo accorti. Ah no, perché l'ho trattato male. Mi spaventa il tuo guerriero, Ale. Lui mi sta fissando. Ti piace Marlene, Amon? Devono essere i tuoi vestiti. Non sembri una locale con quei colori. Saranno i tuoi capelli rossi, forse? Amon, che problema hai con Marlene? Ma perché? I pirati mi hanno presa per una straniera. Ecco perché ci hanno rapite. Ah, l'antico Egitto non è davvero una meta turistica.
No, in realtà ho visto abbastanza, voglio andare via, voglio mettere fine al mercato degli schiavi. Capisco, Marlene, farò di tutto per farti ritornare presto a casa. E tu, Tess, vuoi restare qui o tornare nel mio tempo? Oh no, Ale, preferisco restare, anche se la vita è più pericolosa qui. Questa è casa mia, lo sai. Sì. È una dea o una creatura infernale? È l'incarnazione di Iside. Si tratta di un nuovo test che si presenta al mio cuore esausto o dea crudele? Avrei osato mettere la mia mano miserabile su un'apparenza appena nata davanti ai miei occhi come effimero fiore del deserto? Non ho capito il punto, Amon. Avrei osato mettere la mia mano miserabile su un'apparenza appena nata davanti ai miei occhi come effimero fiore del deserto? Non capisco. Non ho capito il senso. Non capisco però perché non mi dà l'opzione di essere gentile con lui, porca di quella porca. Bene, siamo tornati al palazzo del faraone, così tu potrai nasconderti per il momento fino a quando non avrò trovato una soluzione per Marlene. Amon si nasconde, no, Tess si nasconde, boh. Amon, ti avverto che se torci un capello a Marlene senza il suo consenso, il fuoco incendiario della mia ira ti ridurrà in cenere. Ma perché? Sì, lo conosco. Sì, io conosco nascondigli. Ok. Sì, io conosco nascondigli e passaggi segreti, ok. Ale, per favore, sii veloce. Il tuo poeta guerriero è già ubriaco. Ma che ha fatto? Ale si sveglia di soprassalto nella sua stanza. Colpi violenti si sentono sulla porta. Cosa? Cos'è? Cos'è? Ale, sono io, Richard. Dai, svegliati. Che cosa succede? Non c'è modo di fare un pisolino tranquillo qui. Se tu fossi con noi, sapresti cosa succede. Sì, Ben, non posso essere ovunque. Su, vieni fuori di lì.